L'amore! Ciao a tutti, sono Gianni di Autorogo.it, la community italiana dei Transformers su Facebook. Nei precedenti due video dedicati agli Aerial Boss abbiamo visto Skydive e Airaid. Oggi vedremo il leader, il grande capo degli Aerial Boss, cioè Silverbolt, da noi in Italia, Radiant. Silverbolt si trasforma in un Concorde, un aereo di linea che ha effettuato pochi viaggi in quanto era un aereo supersonico e sia per via di un disastroso incidente, sia per i costi enormi per quanto riguardava manutenzione e consumi, a un certo punto l'hanno praticamente fermato per sempre. Silverbolt era, diciamo, un personaggio con una caratterizzazione abbastanza particolare, infatti ancora oggi lo stiamo a piappe culo, cioè in pratica era il leader di una squadra di aerei e aveva paura di volare. Ovviamente questo era un attimino appunto per enfatizzare l'umanizzazione dei Transformers, anche se c'è da dire che nonostante la sua paura, a un certo punto il suo grande altruismo l'ha portato ad avere più coraggio, a superare questa paura e a lanciarsi anche in un volo oltre altezze a lui congeniali. Anche perché nel complesso comunque è super coraggioso per quanto riguarda la battaglia e molto altruista. Questa paura del volo, ripeto, che è un po' una barzelletta per un leader degli Aerial Boss, ma alla fine lo abbiamo amato così e così ce lo teniamo. Adesso andremo a vedere brevemente il modello Generation 1 e dopo una comparazione tra Masterpiece, cioè le versioni Zeta Toys e Fans Toys. E dunque andiamo di là a parlarne. Iniziamo velocemente dal nostro Generation 1. Questo fa parte del Gift Set Jig, da noi si chiamava Radiant. Nella sua semplicità aveva ben quattro modalità, quindi aereo, robot, modalità combiner e rampa. Per le norme sulla sicurezza, qui la molla è stata tolta e quindi il meccanismo a scatto era presente soltanto nella versione Takara giapponese. Ed arriviamo ai protagonisti del video, i Masterpiece della Fans Toys e Zeta Toys. Intanto ho applicato l'adesivo, il simbolo di fazione, soltanto al Fans Toys, non perché io faccia figli e figliastri, ma perché, come ho detto in altri video, molto probabilmente esporrò lo Zeta Toys combinato in Gestalt. E davanti metterò i singoli Fans Toys perché davvero tenerli uniti questi mi dispiacerà. Quindi terrò Superion e applicherò l'adesivo solo su Superion e nei singoli Aerial Boss Fans Toys ho applicato l'adesivo. Questo ci tenevo a dirlo perché non faccio figli e figliastri. Dunque, per quanto riguarda i Silverbot Fans Toys, faccio un attimo un discorso al di là della comparazione. Quindi togliamo un attimo lo Zeta Toys, ecco qua, sta un po' lì, eh? Dunque, i Fans Toys ci sono, diciamo, due discorsi completamente differenti da fare. Uno che riguarda la qualità, quindi verniciature e materiali, e uno che riguarda la struttura. Quindi, per quanto riguarda verniciatura, materiali, siamo ai soliti livelli altissimi. Abbiamo un peso davvero, veramente, veramente rilevante come peso, verniciatura, dettagli e qualità, come ho detto, dei materiali, quindi non solo plastiche, di qualità, di spessore, ma anche buona presenza di metallo che ovviamente dà
quel peso. Quindi, tolto il discorso qualitativo, tolto il discorso della presenza sulla mensola, che come vedete c'è soprattutto per questi colori brillanti e come detto al tatto per questa qualità davvero eccellente, c'è la struttura che purtroppo non è a questo livello, cioè ci sono molte cose che mi hanno deluso. Intanto, se parliamo di proporzioni generali, per quanto mi riguarda, dà un po' questa sensazione di essere tozzo, in quanto se prendiamo il qui presente Z-Toys, al di là del fatto che lo Z-Toys è leggermente più alto, ma non sto parlando di altezza, ma di proporzioni. Come proporzioni, questo Fast Toys ha il corpo un po' largo e le gambe corte e troppo grosse in questo punto, e quindi mi danno un aspetto tozzo rispetto allo Z-Toys, che a mio parere è più slanciato e comunque più proporzionato e più bello da vedere. Poi magari, se andiamo a guardare bene i settei del cartone animato, questo potrebbe anche essere più accurato al cartoon, ma come dico sempre, se per l'accuracy del cartoon bisogna fare modelli sproporzionati, anche no. Quindi, per quanto mi riguarda, se parliamo di proporzioni, preferisco lo Z-Toys. Ovviamente lo Z-Toys non ha paragoni, come detto negli altri video, dal punto di vista dei materiali. È un modello molto leggero rispetto a questo della Fast Toys. Ovviamente come colorazione e verniciatura non siamo a questo livello, però questo è un modello da 90-100 euro, questo modello da circa 180 euro. È bello il fatto che nello Z-Toys, rispetto agli altri che sono tutti in plastica, abbiano messo i piedi in metallo, e anche qui questo inserto che regge le ali sul retro è in metallo, è comunque una sciccheria che fa piacere. Quindi, se dal punto di vista, come detto, ovviamente avendo costi diversi dei materiali, verniciatura e tutto, non c'è paragone, ripeto, come proporzioni mi piace di più lo Z-Toys. Nel Fast Toys preferisco invece la scultura del viso. Quindi torniamo a parlare del nostro Fast Toys, dove, come detto, al di là del confronto con lo Z-Toys, abbiamo soprattutto questi vuoti nelle gambe. Ve li faccio vedere qui, si creano questi vuoti nelle gambe, praticamente la parte superiore delle gambe e quella inferiore è come se fossero staccate. Ovviamente, andando a girare, la situazione peggiora, in quanto qui abbiamo proprio una voragine e abbiamo proprio questa sensazione di cosce in balia degli eventi, sembrano proprio sospese in aria. Ok che c'è il discorso geniale delle ali che si srotolano e quindi vanno a formare qui le gambe, però l'effetto, per quanto mi riguarda, è davvero brutto. Abbiamo addirittura l'impennaggio posteriore che vedete qui sporge, qui no e qui sì, perché ovviamente è uno, però appunto c'è anche questa simmetria. Anche, guardate di profilo, ci sono questi vuoti sempre creati dalle ali. Insomma, per quanto riguarda le gambe, è davvero grande delusione, ma non è soltanto questo. Se andiamo ad esempio sul retro, c'è questo pezzo in metallo, per carità, bellissimo il metallo, lo adoro, però non è bellissimo da vedere. Altra cosa, questa struttura delle spalle, abbiamo qui praticamente questa sorta di effetto bretella che va a coprire questo che altrimenti sarebbe stato un vuoto, e come vedete comunque non va a chiudere completamente, quindi rimane quasi una parte di corpo incompleta. Se andiamo poi a girarlo, abbiamo anche ad esempio questa parte qui alla base delle gambe che, se solleviamo, si solleva in pratica tutto questo pezzo qui. Di solito questo pezzo sarebbe qui sui fianchi, quindi di solito abbiamo questo pezzo sui fianchi che si solleva verso l'alto e questo che si solleva verso l'alto. Invece si solleva tutto, dando proprio un'idea di corpo scoperto. Insomma, a me la sensazione che dà questo modello, al di là della super qualità già citata prima, e quella, ripeto, c'è, mi dà proprio l'idea di un modello con poca ispirazione, cioè grande impegno da qua per quanto riguarda, ripeto, la qualità, però dal punto di vista proprio dell'ispirazione ne vedo poca. Mi dà proprio la sensazione di un puzzle dove man mano
sono andati a rattoppare qua e là, quindi qua ripeto manca un pezzo di corpo, ci hanno messo tutta questa parte intera, qui sul retro questa sorta di bretella per andare a coprire il più possibile, ripeto questa parte qui non mi piace e le gambe secondo me sono un mezzo disastro, perché lo ribadisco, stiamo parlando di un masterpiece Fans Toys di altissimo livello e gli altissimi livelli Fans Toys ovviamente ci hanno abituato a questo e ovviamente ogni piccolo buco ha diciamo valenza maggiore rispetto a un modello che potrebbe costare la metà, però al di là del discorso Fans Toys, proprio in generale su masterpiece a mio parere c'è delle gambe del genere sono davvero improponibili, ripeto sono praticamente nel vuoto. Per non parlare anche della schiena che ha questo effetto, in pratica ci sono le due punte dell'aereo, anche queste non mi fanno impazzire. E qui riprendiamo ovviamente lo Z-Toys che ha il retro che è praticamente il classico backpack che vediamo nel cartone animato, quindi qui per dire backpack è più accurato, qui invece abbiamo queste due punte dell'aereo che sono una cosa che non mi convincono, in più abbiamo queste micro ali tra l'altro con quest'altro foro, con questi altri buconi all'interno, ok qui c'è del metallo, cosa bella, però altri due buconi. Parliamo delle gambe, anche nello Z-Toys ci sono le ali all'interno, però come vedete adesso al di là dei gusti personali sulle proporzioni, qui abbiamo una gamba completamente chiusa, abbiamo delle ginocchia completamente compatte, qui abbiamo invece questi mega buconi, abbiamo le ginocchia sospese nell'aria, quindi come vedete siamo su tutt'altro livello di ispirazione. Anche davanti stesso discorso, ripeto qui già anche davanti vediamo questo bucone, qui invece abbiamo il modello ben compatto. Anche sul retro, come vi dicevo, questo effetto bretella che dà proprio l'idea di spalla incompleta, inoltre rimane qua questo bel bucone. Invece qui abbiamo la più classica delle spalle di corpo, insomma, come dovrebbe essere qualsiasi robot, soprattutto Masterpiece. Anche qui alla base del bacino abbiamo il più classico pannellino sia davanti che di fianco, quindi dà proprio l'idea di corpo completo. Qui invece dà l'idea di questo gonnellone che si alza con questo corpo che mi dà l'idea di poco completo. Inoltre gli avambracci, qui ci sono le ruote dell'aereo per carità, che sono anche belle da vedere, però se parliamo di pulizia totale, a parte il fatto che lo Z-Toys può avere proporzioni più discutibili qui, se vediamo l'avambraccio rispetto a bicipite e tricipite, mentre qua vediamo che c'è un po' più di armonia. Però, ripeto, se parliamo di pulizia generale, qui abbiamo un bel avambraccio pulito, qui l'abbiamo sporcato dalle ruote. Peccato per la pistola dello Z-Toys, in pratica questo è l'accessorio che andrà a formare il pistolone del grande Superion, in pratica questa parte si va a ripiegare verso l'alto e va a scomparire e dopo si innesta sul pistolone. Qui invece abbiamo una pistola più piccola, più in proporzione, non so se si andrà ad inserire anche su quella del gigante, però sicuramente più proporzionata rispetto a questa, però vabbè, soltanto un accessorio, però è veramente troppo grande questa pistola. Il Fans Toys, oltre alla pistola, ha anche una testa e un viso opzionale. Comparazione con il Masterpiece Optimus Prime della Magic Square. Quindi per quanto riguarda i robot, ovviamente, sottolineo ovviamente superiorità di Fans Toys
per quanto riguarda materiali e verniciatura, e guai se non fosse così, siccome questo è un modello da 90-100 euro e questo è un modello da 180, ci mancherebbe anche che non fosse superiore per materiali, colorazione, metallo e tutti i crismi. Però se parliamo di estetica e struttura generale, secondo me lo Z-Toys vince e lo vedo anche più ispirato. Ora vedremo se il giudizio cambierà leggermente o di tanto dopo trasformazioni e modalità alternative, però per ora questo vedo e questo dico, anche perché, come dico sempre, non mi paga nessuno e anche se spesso elogio Fanstoys per gli ottimi prodotti, abbiamo qui un ottimo prodotto, però con tutte le carenze che vi ho descritto in modo obiettivo ed oggettivo, che poi per me resta comunque un modello irrinunciabile, però siamo in sede di recensione e tutte le carenze che vi ho descritto le avete viste e sono oggettive. Come posabilità sono più o meno alla pari, però abbiamo il busto dello Z-Toys che ruota leggermente meglio e soprattutto lo Z-Toys ha i gomiti snodati in due punti, mentre il Fanstoys solo in un punto e arriva a malapena a 90 gradi. Quindi anche come posabilità leggermente migliore lo Z-Toys. Per quanto riguarda i talloni dello Z-Toys, possiamo configurarli in due modi, o in questo modo per dare più stabilità, oppure in questo dove abbiamo le gambe nel complesso più pulite. Io sinceramente preferisco questo, in quanto intanto la stabilità non è compromessa, in quanto abbiamo comunque piedi in metallo, il modello non è molto pesante, quindi assolutamente stabilissimo anche questa configurazione. Inoltre in questo modo abbiamo il piede pieno anche da sotto, mentre qui lo avremmo vuoto. Ed eccoci arrivati al nostro momento birretta che andiamo ad aprire e voilà! Andiamo a sorseggiare ed a trasformare.
Ed ecco i nostri Concorde. Intanto preciso, come fatto negli altri video, gli Aerial Boats che stiamo vedendo in questi video della Z Toys sono versione Metallic, a differenza della precedente versione che avevano colorazione meno accurata di questi. Altra doverosa precisazione, fatta anche questa in tutti i video, sono due prodotti con intenzioni diverse. Questo è un prodotto da circa 90-100 euro, che quindi non può proporre verniciatura e materiali di un certo livello, perché appunto ha voluto contenere il prezzo. Qui invece abbiamo un prodotto, al di là di quello che dirò in seguito, un prodotto comunque qualitativamente d'eccellenza per verniciatura, materiali, metallo, plastiche, eccetera. Quindi da questo punto di vista, maneggiandoli, la cosa viene molto più evidenziata, in quanto maneggiando questo Z Toys si sente proprio quella sensazione di plasticone, nonostante sia un modello che mi piace, ma do proprio al tatto quella sensazione di plasticone, plastiche abbastanza sottili, ma ribadisco, per il prezzo che ha, assolutamente dignitose. Questo ovviamente maneggiandolo, ci sono tantissimi inserti in metallo, tanto metallo in generale, le plastiche sono belle dure, di spessore, quindi da quel punto di vista non c'è paragone. Quindi andremo a vedere un po' la struttura per dare un'idea più chiara. Intanto è stupefacente come il Fan's Toys, che come avete visto come robot è leggermente più basso dello Z Toys, lievita in modo esagerato in modalità veicolare. Abbiamo un mass shifting davvero esagerato, dove la fusoliera ha un diametro ben maggiore di quella dello Z Toys e l'aereo è ben più lungo. Tra l'altro, sempre come robot un po' più basso, è anche più affusolato in generale, quindi ha meno spessore in generale rispetto allo Z Toys. Una cosa che non mi piace nello Z Toys è il fatto che, per ottenere l'effetto punta ripiegata tipica del Concorde, si va anche a spezzare, come vedete, la cabina sulla parte anteriore, cosa che non succede invece nel Fan's Toys, che come vedete ha la punta che si può orientare a piacimento senza andare ad intaccare la cabina di pilotaggio. Ovviamente nello Z Toys non mi piace l'eccessivo spessore, veramente è uno spessore abbastanza rilevante rispetto al Fan's Toys, che come vedete è ben più affusolato.
Tuttavia, facendo un discorso nello specifico di ogni singolo prodotto, qui abbiamo un prodotto, lo ribadisco, che è a un prezzo di circa 90-100 euro. La trasformazione è davvero molto fluida e divertente. Il risultato, nei limiti di quello che vuole proporre, dell'obiettivo che ha, c'è un modello che sia un masterpiece economico nel complesso. Il risultato c'è, anche se ripeto, questo spessore non è il massimo, però insomma sono pochi masterpiece dove si riesce comunque ad affusolare un aereo del genere. Nel Fanstoys invece abbiamo un risultato nel complesso migliore, tuttavia se vado nello specifico del modello, al di là della comparazione, mi ritengo parzialmente soddisfatto, in quanto la trasformazione, come avete visto, è molto più lunga. Per carità, ci sta, perché avete visto l'effetto di questa fusoliera che lievita moltissimo rispetto a questa, e anche la lunghezza lievita tantissimo, però la trasformazione è davvero lunga, ci sono dei passaggi a tratti fluidi, a tratti ostici, soprattutto nell'incastrare questo componente sotto le ali. È abbastanza ostico. Qui ci sono riuscito, questa componente invece non sono riuscito ad incastrarlo bene. Tutto si è incastrato bene tranne questo componente. Però altra cosa che sottolineo, intanto che c'è questa linguettina, e mi è capitato di guardare un po' vari video, in tutti i modelli questa linguettina è abbastanza molle. Quindi se io vado a capovolgere l'aereo, questa linguettina viene giù e rompe le balle. Altra cosa che non mi piace, ovviamente, dopo 40.000 passaggi, comunque, come vedete, anche dall'alto abbiamo in bella vista questo particolare robotico, cosa che ad esempio invece se guardiamo dall'alto lo Zeta Toys non c'è, non ci sono parti che sporgono in larghezza. Abbiamo, lo ribadisco, questo spessore che è rilevante soprattutto rispetto alla Fanstoys, però non abbiamo nulla che si vede guardandolo dall'alto. Quindi ribadisco, al di là del paragone, parlando proprio del prodotto a sé stante della Fanstoys, dopo 1.000 passaggi, bello tutto il mass shifting, però abbiamo questi, insomma, sporge parecchio, come vedete, questo particolare robotico, e sinceramente è una pecca abbastanza grave dopo tanti passaggi. Io capisco che non sempre si possa lavorare sullo spessore dei veicoli affusolati nei Transformers, però almeno che da sotto le ali non sporgano cose del genere. Questa cosa oggettivamente mi ha molto molto deluso. Quindi, come potete vedere, hanno pressoché la stessa apertura alare, però diametro della fusoliera e lunghezza siamo a livelli veramente enormi. Nello Zeta Toys, bello il carrello anteriore con ammortizzatore. Tuttavia, tutti i carrelli sono in pura plastica, mentre quelli dei Fanstoys sono tutti in metallo. Quindi, in conclusione, cosa dire? Lo Zeta Toys è un prodotto, un masterpiece comunque economico. E per il prezzo che ha, direi che c'entra tutti gli obiettivi. Addirittura riesce a competere in alcuni punti con un prodotto che è d'eccellenza di tutt'altro livello. Quindi questo Zeta Toys direi che nel complesso è ben soddisfacente. Questo Fanstoys, al di là del paragone, ribadisco, qualità, materiali, colorazione e tutto, dove ovviamente ha una superiorità schiacciante,
È comunque un masterpiece da circa 180-200 euro di una ditta che ci ha abituato all'eccellenza anche per quanto riguarda estetica e struttura. E dal punto di vista di estetica e struttura, come già anticipato prima, il robot nel complesso mi ha deluso, a tutti quei vuoti che vi ho fatto vedere. Questa modalità alternativa, per carità, stupefacente il mass shifting, però a questi componenti robotici in bella vista, già dall'alto, per quanto mi riguarda, è grave, tenendo conto dei 1000 passaggi che ha la trasformazione. Mi dispiace dirlo, perché lo sapete, io giudico in base al modello, non in base al marchio, quindi nonostante sia affezionato a Fan Stories, che tante emozioni mi ha dato, io nella recensione giudico il modello, e per quanto mi riguarda questo Silverbolt resta un ottimo prodotto, però confrontandolo con tutti gli altri Fan Stories e Masterpiece in generale, per quanto mi riguarda questo è il peggiore Fast Toys prodotto. Mi dispiace dirlo, non sto dicendo che è un brutto modello, ma ripeto, confrontato con gli altri Fast Toys, secondo me questo è il peggiore. Non mi è mai successo di avere un componente che non si riesce ad incastrare bene in fase di trasformazione, ed è un problema comunque di tutti i modelli e non solo del mio, così come questa linguettina, così come tutti i vuoti che vi ho fatto vedere, la struttura generale del robot. Le proporzioni anche discutibili, insomma, mi dispiace, rimane un modello per me irrinunciabile, ma grandissima delusione per quanto mi riguarda per questo Fan Stories. Con questa inquadratura chiudo quest'altra video recensione e spero vi siate un po' emozionati insieme a me. Vi invito ad iscrivervi al canale ed a lasciare un bel like. Vi ringrazio tutti, vi saluto e ricordiamo che la fantasia nutre e rende l'anima eternamente giovane.